Ladies and gentlemen, welcome on Zayuz Web Network in www.zayuzwebnetwork.net con una nuova puntata di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con il vostro Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su queste web radio frequenze di Zayuz Web Radio in www.zayuzwebnetwork.net e soprattutto questa puntata visibile anche su Zayuz Web TV con il vostro Gianluca sempre presente all'appello e naturalmente in www.zayuzwebnetwork.it, oltre che net, che è il sito in cui potrete vedermi e rivedere e riascoltare la puntata nel nostro blog. Puntate in onda tutti i giorni dal lunedì 11 marzo 2013 e nella settimana che va fino alla domenica 17 marzo 2013, tutti i giorni in diretta. No, scherzavo, è naturalmente una registrazione questa, tutti i giorni in onda alla mezzanotte con il primo appuntamento che apre la giornata appena iniziata, per poi ritornare alle ore 6 del mattino e poi ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento che chiude la giornata alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, sempre rigorosamente CET, Set Central European Time. Sì! Ebbene, cari amici, allora benvenuti e ben ritrovati a quest'altra puntata. Siamo giunti alla 52esima puntata di The Rock Band History. Ormai due, sì, perché siamo giunti alla sua seconda stagione, il secondo anno naturalmente che va in onda qui sulla mitica Zayuz Web Radio in www.zayuzwebnetwork, che è il nostro blog, e poi il sito, ve lo raccomando, mi raccomando veramente, andate, che tra breve sarà anche in fase di allestimento grazie al grandioso Luca e al preziosissimo Zayuz, che lo stanno rifacendo ancora una volta con nuovi loghi, nuove cose, nuovi link. Andate a vedere il www.zayuzwebnetwork.it e naturalmente sempre le nostre caselle di posta elettronica, che sono info@zayuz.com per chi vuole contattare il grande capo Zayuz, e naturalmente non solo, se volete anche venire ospiti delle nostre trasmissioni in diretta web dei lunedì sera, provvisoriamente due compagni più uno, due, perché anche quella è giunta la seconda stagione, con Gianluca, il sottoscritto, quando ci sono, il mitico e prezioso Luca, veramente indispensabile, ed il grande, grandioso e grosso Zayuz, naturalmente indispensabilissimo per la parte tecnica. Se volete appunto poi utilizzare gli spazi di Zayuz Web Network per quanto riguarda sia appunto il palinsesto, non solo dei lunedì sera, per venire come ospiti e parlarci delle vostre attività, eventi ed iniziative o professioni, ma anche blog e sito, contattate appunto info@zayuz.com. E poi per chi volesse scrivere al sottoscritto, a me, a Gianluca, a naturalmente qui presso Zayuz Web Radio, fate pure gianluca@zayuz.com. se volete che si parli della vostra band, se volete che vi intervisti, per qualsiasi cosa contattatemi. Ed importantissimo Luca, per quanto riguarda la parte organizzativa, come responsabile anche del palinsesto e dei contatti, a luca@zayuz.com, se volete appunto anche con Luca contattarlo e fissare una serata o parlare di varie cose. E poi ci trovate in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con Zayuz Web Network, e in Twitter con @Zayuz, tutto attaccato minuscolo. YouTube con Zayuz Radio troverete le cose caricate dal grande Zayuz. Riprendiamo con la storia dei The Who. Yeah! Allora, eravamo rimasti nella precedente puntata, praticamente alla fine del 2012, eravamo arrivati un po' negli anni che sono giunti più che altro ai nostri tempi, e diciamo che gli U hanno avuto un'influenza. Facciamo un po' un sunto di quello che abbiamo detto, abbiamo un po' finito la storia degli U. Questa è anche un po', diciamo pure così, quasi l'ultima puntata che dedico a questo grandioso gruppo, che ripeto io adoro, ho visto ben due volte e lo vorrei rivedere, insomma andatevelo a vedere, meritano veramente per l'impatto, il sound e quello che danno dal vivo, anche se naturalmente hanno i loro anni, ma da questi vecchioni si impara sempre parecchio. E gli U sono stati davvero i gruppi tra i più influenti della musica rock,
e con il loro approccio progressive nella scrittura degli album e dei loro concerti davvero emozionanti, si sono confrontati con molti artisti dell'epoca e anche moderni, e sono ancora naturalmente in vetta alle classifiche. Ricordo le sigle di CSI, CSI Miami e naturalmente CSI New York, tratte dai mitici The Who, dove l'impatto proprio lo sentite del rock bello e carico vi dà un inizio di puntata eccezionale. E naturalmente lo stile hard rock che ha poi preso dalla scena musicale inglese è stato quello naturalmente in grado, come al solito, di aprire il palcoscenico per poi gruppi come le Zeppelin, di cui abbiamo parlato, i Queen, di cui abbiamo anche di loro appunto parlato. Mi stavo impaperando perché penso a Saiuz e a Luca che mi stanno guardando e li saluto, e naturalmente a voi stessi, cari amici Web Network, ascoltatori e telespettatori, e naturalmente ai The Clash. Con il periodo iniziale del mod, gli Who hanno praticamente inizialmente favorito un po' la rinascita del mod revival, che era appunto un po' di moda all'epoca, influenzando poi molti gruppi come i The Jam, e in seguito poi ispirando anche molti altri, se poi non tutti i gruppi, diciamo della maggior parte dei gruppi di quell'ondata un po' British pop di metà degli anni 90, successivamente prendevano poi spunto da lui. E come ad esempio però i Blur e gli Oasis, gli Stereophonics e gli Ash, però hanno avuto grandissima ispirazione nei lavori naturalmente dei loro album, prendendo proprio spunto da lui. Voi lo sentite anche negli accordi e nella suonata della chitarra, anche il sound, il groove che hanno, come praticamente quello stile degli Who venga fuori anche per quanto riguarda questi gruppi anni 90. E comunque specialmente, diciamo così, l'orgoglio britannico veniva fuori anche nei testi degli Who e di questi nuovi praticamente gruppi. Gli Who sono stati anche chiamati The Godfathers of Punk, cioè praticamente i padrini del punk in molte pubblicazioni, così anche come nel film di Spike Lee, Summer of Sam, vengono appunto citati con questa, diciamo così, dicitura. E parte della nascita del movimento punk e del punk rock si deve davvero alla loro aggressività e violenza e di loro atteggiamento davvero arrogante sul palco, e ai tempi proprio, diciamo, la violenza che anche in Inghilterra in quegli anni si respirava veniva fuori anche con tutto il disagio naturalmente sociale in quegli anni. Gli MC5, i Ramones, i Sex Pistols, i Clash, i Generation X e molte altre punk band e proto punk hanno veramente subito una fortissima influenza da questo gruppo. E anche il gruppo punk rock Green Day, quelli americani che ben conoscete, che piacciono anche a me, per carità, no, non è perché non fanno parte del nostro hard rock, non vanno bene, anzi, non ha mai naturalmente fatto mistero di dire di ammirare moltissimo la band degli Who con Townsend and Company. Tanto che nel loro secondo album, Care Plan, anche viene proprio inserito una cover di My Generation degli Who. Al gruppo è attribuita anche la realizzazione di una opera rock e di uno dei primi concept album di rilievo, e naturalmente davvero storica, poi per i seguaci del gruppo è davvero un'icona, davvero indimenticabile. Davvero l'ho detto due volte, no? Perché volevo rafforzare questa cosa. Voi non guardate come vi espongo le cose, pensate anche a quel che dico. E seguendo poi le orme di Tommy si sono realizzati poi tra gli altri The Rise and Fall of Ziggy Stardust di David Bowie, quindi anche lui ha avuto contatti, ispirazioni e scambi con gli Who, e i The Lamb Lies All Down on Broadway dei Genesis, Think As a Brick dei Jethro Tull, altro gruppo ragazzi eccezionale di cui parleremo e che ho già visto in ben diverse occasioni in giro per l'Europa, strepitosi, specie lui è discassato di Anderson, come parla l'inglese, come vi intrattiene col flauto mescolato al rock, è eccezionale. E poi anche The Wall dei Pink Floyd, naturalmente tutti i gruppi che hanno avuto influenze con gli Who e scambi naturalmente non solo culturali ma anche musicali. E recentemente l'idea poi adottata dai Flaming Lips in Yoshimi Battles the Pink Robots e dei Green Day con American Idiots, praticamente sono state la conferma di come gli Who è stato un gruppo davvero strepitoso nella storia del rock. Nel 1967 Pete Townshend ha coniato la frase power pop per descrivere il suono dei singoli degli Who degli anni 60, e gli artisti principali del power pop degli anni 70 furono dai Raspberries ai Cheap Trick,
che hanno preso molta della loro ispirazione da Yu. E la loro influenza può essere anche vista nel loro, diciamo così, utilizzo innovativo per quanto riguarda, dal punto di vista tecnico, nei sintetizzatori della musica rock, per esempio con Who's Next, dove lo strumento veniva utilizzato cospicuamente, ed in particolare in Won't Get Fooled Again, dove viene praticamente messo proprio in risalto, nel primo singolo appunto, spinto da una traccia sintetizzata, oltre alla chitarra naturalmente l'uso di questo sintetizzatore si sente benissimo. My Generation è probabilmente la canzone più popolare e naturalmente che conta la maggior, diciamo così, o il maggior numero di cover realizzate, e l'hanno cantata anche gli Iron Maiden, gli Oasis, i Pearl Jam, Patti Smith, altra artista spettacolare, strepitosa dal vivo, i Green Day, i McFly e Hilary Duff. E gli Oasis l'hanno utilizzata anche come traccia conclusiva nel tour del 2005. E i The Zimmer, conosciuti, The Zimmers, io ho detto un po' la tedesca, conosciuti come la più vecchia rock band, ne hanno anche realizzato una versione un po' scherzosa e utilizzata come loro nel primo singolo, che sarebbe poi diventato veramente una hit nel Regno Unito. David Bowie ha fatto cover di I Can't Explain, Pictures of Lily, e poi anche Anyway, Anyhow, Anywhere. I Sex Pistols hanno cantato Substitute nei loro primi concerti. I Clash hanno utilizzato il riff di I Can't Explain in Class City Rockers and Guns of the Roof. E perfino Vasco Rossi ha utilizzato il riff di Baba O'Reilly in diciamo nella canzone di In Colpa di Alfredo. I Pearl Jam hanno suonato Baba O'Reilly and The Kids Are Alright nei tour degli anni 90 e del 2000. E hanno suonato anche canzoni degli U come Living Here, Blue, Red and Grey, Next High e Love e Rhino or Me, e di cui sono anche naturalmente con seguito successivo diventati molto famosi. Bene cari amici, io mi fermo qui perché il mio tempo a disposizione è davvero finito, ho corso, ne dovevo dire ancora di cose, pensavo fosse l'ultima puntata su You, ma non lo è, perché ancora devo dirvi altre cose, ma guardate quante cose hanno fatto questi veramente strepitosi artisti, sempre britannici, nella scena mondiale, internazionale. E per questa volta è davvero tutto dal vostro Gianluca, vi saluto, vi ricordo sempre di essere, che è bellissima questa cosa, di restare con noi sintonizzati nelle nostre web radio frequenze in www.saiuswebradio.net e naturalmente anche nelle nostre web frequenze tv, ovvio, in sempre www.saiuswebnetwork.net, in cui potrete vedere anche questa puntata. Vi rimando al prossimo appuntamento la settimana prossima, speriamo sempre online qui in video, e mi raccomando, be happy, be safe and don't let anybody put you and make you down. Rock and roll forever, cari amici, dal vostro Gianluca in www.sciencewebnetwork.net. Ciao! Bear.